Allo Russo di Venose, Lavello supera il Francavilla con un perentorio 6-2 in un match quasi mai in discussione, eccetto che per il rigore fallito del possibile 1-1 da Alexic nel primo tempo. L'avvio è subito favorevole ai padroni di casa con gli urni che, quando si era appena entrati nel quarto minuto, dalla destra serve sull'altro versante Burzio che ha tutto il tempo di controllare e battere Ciofariello. Al 21esimo Alexic vede Petruccetti che entra in aria, lo affronta Garcia e il centrocampista va a terra per il direttore di gara il rigore che Alexic manda sul palo senza che Navas riesca a inquadrare la porta sul rimpallo. Al 43esimo arriva il raddoppio e Loazni ruba palla a centrocampo e tocca per Longo che vede il taglio di Mercuri sul cui tiro non appare irreprensibile Ceffariello. I sinnici staccano la spina e un minuto più tardi si ripete sull'asse Loazni Longo la squadra di Zeman che va ancora a segno sempre con Burzio che conclude e realizza il terzo gol su cui si chiude il primo tempo. In avvio di ripresa su corner di Galdian Leonetti accorcia le distanze ma è solo un'illusione ed è ancora Burzio con una splendida volée a ristabilire le distanze. Ormai la gara è segnata e al 19esimo su cross di Longo e Loazni segna di testa il suo primo gol in maglia giallo-verde. C'è il tempo di vedere un fallo da rigore di Del Grosso su De Marco che stavolta viene trasformato da Leonetti. Mancava il sigillo di Liurni che arriva al 39esimo con un sinistro incrociato da dentro l'area su assist di Marotta per il definitivo 6-2.